Per controllare le guaine del freno, come abbiamo visto, dobbiamo togliere, in questo caso per la manutenzione del freno, oltre a controllare lo stato del cavo che sia più o meno sfilacciato, e dovremmo fare attenzione che le guaine siano lubrificate perché il cavo possa scorrere bene all'interno di essa. E per far questo, dipende dal tipo di bicicletta, si libera il cavo dal morsetto che sostiene il freno. E una volta liberato il cavo si sfila dalla guaina in questa maniera. La guaina naturalmente rimarrà attaccata al telaio, questo è solo da esempio. Si prende la neve, ottima per questo lavoro, non è vero, c'è il grasso dentro. Si ingrassa il cavo e si rinfila nella guaina. Questo è il grasso al mobilduno di qualcosa, non ricordo bene il nome, però va bene anche il grasso al teflon, è il più usato per questo tipo di lavori. Diciamo che è una manutenzione che andrebbe fatta almeno una volta l'anno, questa. E no, non solo la smontata, nel senso quando noi ci accorgiamo se la bici è nuova, era nuova, che facciamo più fatica a frenare, vuol dire che il freno non scorre bene all'interno della guaina. Per quanto riguarda le guaine del cambio, ce ne accorgiamo perché quando noi... Per quanto riguarda le guaine del cambio, che hanno bisogno dello stesso lavoro ogni tanto, ce ne accorgiamo perché dando il comando alla leva del cambio di dover cambiare il rapporto, questo non subito risponde al nostro comando. Potrebbe, anche se comunque va prima a controllare la tensione del cambio, perché un cambio che cambia due marce contemporaneamente, per esempio a salire, se noi siamo sul quarto rapporto, inseriamo il terzo e lui va a finire al secondo, significa che il cavo è troppo teso, è troppo tirato, quindi il cambio fa questo movimento qui. Lui, praticamente per salire, tende ad avvicinarsi alla ruota. Questo è un parallelogramma che si muove attraverso la tensione di questo cavo, no? Se lui è troppo teso, questo cavo tende a farlo spostare più velocemente verso l'alto. Quindi andrebbe tramite queste viti di regolazione qui, le bici moderne ce l'hanno direttamente sul manubrio, andrebbe regolata la tensione del cavo e riprovato di volta in volta. Non so se ci riusciamo a farlo vedere qui. Se il cambio tende per esempio a non scendere, la posizione è molto comoda. Ma c'è un cambio davanti. Ah, è davanti che non cambia?
questo caso, per esempio, non riesce a salire sul rapporto più grande, nonostante stia facendo forza sulla leva per far entrare il rapporto, non va. Quindi, per far salire la catena, significa che il cavo è poco teso, andrebbe teso di più. Troviamo dov'è. Potrebbero. E tu continui ad andarci. Cioè, la corona grande me la prende solo se c'è un discesone proprio. E dietro però, porca mia vita, che salta. Salta o non me lo prende oppure me ne prende due di seguito. È un problema di tensionamento, devi controllare. Troppo poco. Devi circoscrivere tra virgolette i problemi, nel senso davanti se quella grande entra a fatica è un problema di lentezza del cavo, è troppo lento. Se dietro saltano i rapporti, saltano quando scendono o quando salgono? Sempre. Quindi se scendono va su quello più grande, se non ce la fa andare su quello più grande, dietro? Va attirato il cavo, è troppo lento. Quindi è uguale. È troppo lento. Sì, è sì, sì, più grande, troppo lento. Funziona... quello più grande ovviamente deve essere esatto. Deve essere rallentato. Noi potremmo scegliere una posizione della bicicletta per far girare la ruota e cercare di risolvere questo problema. Questo non trovo da dove dire al cambio qua. Questo mi dà solo col morsetto qui. Sì. Perché ieri l'ho montata io e ho capito che sto papà c'è sta bicicletta. No, era una di tanti, perché bisogna dirla tutta. Non era la bicicletta tanto. Vabbè, nel caso in cui non ci sia un morsetto, dobbiamo purtroppo allentare il dado che ferma il cavo e con una pinza cercare di tirare più il cavo. Il caso in cui il cavo vada tirato, però sulle bici moderne quasi sempre c'è un accessorio che ci consente di tirare o di allentare il cavo, proprio perché in qualsiasi tipo di bici, a prescindere se sia vecchia o no, comunque subisce un assestamento dei cavi dentro le guaine, quindi anche una bici appena uscita dal negozio può succedere che dopo 80-100 km, dopo un mese che non l'abbiamo, dipende in che lasso di tempo riusciamo a fare questi chilometri, abbia bisogno di un ritocco proprio su queste cose, proprio perché nel suo utilizzo, a forza di far entrare le marce, a forza di utilizzare i comandi del cambio, subiscono un assestamento all'interno della guaina questi cavi, uno stiramento anche, e necessitano di una regolazione. Comprensibilissimo, alcuni negozi se andiamo nei piccoli negozi tra virgolette privati sono proprio loro a dirci guarda ritorna fra un paio di mesi che la controlliamo, che di solito è gratuito, dovrebbe il modo di funzionamento dei due deragliatori che sono questo e questo o cambia anteriore e posteriore è il funzionamento. Nel senso, se non entrano le marce alte o basse, va regolata la tensione del cavo. Ma i cavi sono due, come i due comandi, uno anteriore e uno posteriore. Infatti qui passano due cavi, uno che finisce al sistema anteriore e uno che prosegue e va a quello posteriore e va a tensionare il cavo, il meccanismo posteriore. E un'altra cosa molto importante, che prima non so se ho detto per il cambio, è quella di controllare e lubrificare le bulegge che fanno girare la catena, perché anch'esse comunque, anche se di plastica, hanno della sporcizia al loro interno che potrebbe far scorrere male la catena e quindi anche semplicemente farci fare più fatica durante le nostre pedalate, e anche loro sono importanti. Durante la pulizia
se si utilizzano dei sgrassatori che poi vanno risciacquati con l'acqua, dobbiamo fare attenzione a non dirigere soprattutto il getto dell'acqua in questo settore direttamente, perché sia per le bici tra virgolette vecchie come questa, sia per le bici moderne, possono succedere che delle infiltrazioni che portano via il grasso che è qui all'interno, questo si chiama movimento centrale, e che quindi questo grasso non faccia poi girare bene i cuscinetti e dopo un po' di anni si debbano purtroppo cambiare, andando diciamo anche incontro a spese, dipende dal modello di biciclette, questa da poche decine di euro a modelli più costosi fino a diverse centinaia.